Insieme ai pacchi dell'altra volta, questa è la maglietta di Send Nudes. Pacchi che contenevano anche questa maglietta bellissima. Non ho voluto indossarla per non rubare spazio all'oggetto di oggi. Mi era arrivato anche un altro pacchetto. E al suo interno troviamo Ah, hi people of YouTube! Welcome back to a new episode of Unboxing. A parte gli scherzi, benvenuti in questo nuovo episodio. Scusate il cliffhanger iniziale, ma all'interno del pacchetto troviamo il Joy-Con wireless per la Nintendo Switch della Nixie. L'unica pecca che mi sento sinceramente di dare a tutto questo, purtroppo, è la scatola, ma non credo sia per niente colpa loro. Ci ha messo dai 10 ai 20 giorni, adesso non ricordo precisamente, e immagino che viaggio si sia fatto. L'importante è che il contenuto sia integro, poi se la scatola è messa un po' così, purtroppo va bene, non potrò metterla insieme alle altre. Ma come ho detto, la cosa importante è il contenuto, ovvero all'interno della magica scatola troviamo i nostri Joy-Con, guarda come sono grossi, un cavo C per caricarlo, il pezzo per connetterli assieme e il libretto di istruzioni. Ah, che bello grosso! Ma la parte importante, ovviamente, sono i suddetti due Joy-Con. Facevo un po' fatica perché la scatola è appunto un po' schiacciata. Guardate quanto sono grossi e effettivamente, allora, io mi sto trovando benissimo con la mia Nintendo Switch, lo voglio dire. È forse uno degli acquisti migliori che ho fatto in questi ultimi tempi, ma c'è un grosso problema dal mio punto di vista. I Joy-Con originali sono piccoli per la mia mano. Io la sto usando anche portatile, me la sto portando in giro, eh. Non pensavo che l'avrei portata così tanto e effettivamente ci gioco tranquillamente, però è piccola per me. Quando poi ho trovato questi due Joy-Con così grossi, così spaziosi, così effettivamente con un grip interessante, ho detto devo provarli, devo assolutamente comprarli. Tra l'altro in questo periodo c'era anche uno sconto, sconto che probabilmente è ancora attivo. Questi due Joy-Con possono essere caricati entrambi con un cavo C. Tant'è che anche sulla scatola, nonostante essere schiacciata, c'è scritto che una volta ottenuto il prodotto bisogna lasciarlo 2 ore in carica. Cosa che ovviamente abbiamo già fatto. L'installazione dei Joy-Con è semplicissima. Stacchiamo quelli originali, ecco fatto, e inseriamo quelli della Nixie. Fanno un filo fatica ad entrare, però già è sincronizzato uno e tac. Già è sincronizzato anche il secondo e effettivamente sembra tutt'altra console ora. È così enorme. Adesso, nonostante io dicevo che essendo quelli piccoli un po' strani, però ormai mi c'ero abituato. Averla così spaziosa ora sembra veramente di avere tutt'altra console in mano. Cioè, è forse il doppio di quello originale. Però, cazzate a parte, proviamola subito. Prima di tutto, proviamola portatile. Mi sono ormai abituato alla grandezza dei Joy-Con originali, che averli così grandi e così spaziosi sembra veramente di essere su tutt'altra console. Poi i joystick sono così molto più reattivi, molto più alti, sono più facili da prendere. Cioè, veramente, sembra tutt'altra console adesso. Proviamo ad andare a fare un giro. Anche la vibrazione non è male. Forse un filo eccessiva. Forse un filo eccessiva, quello sì, effettivamente. Però la risposta dei Joy-Con è perfetta, devo dire. Ecco fatto, siamo arrivati in un punto alto. Devo dire che a parte la vibrazione, che magari è data da Mario Odyssey, che ogni passo che fai è una vibrazione e magari questi controller sono un po' più calibrati su giochi meno vibrosi, forse. La risposta del controller nelle mie mani è magnifica, devo dire. Proviamoli anche staccati dalla console. Li attacchiamo al loro posto. Ecco fatto. Come vedete, veramente sembra un pro controller. Sembra proprio un pro controller ora. Impostiamo il controller come primario e proviamo a continuare a giocare. Allora, come dicevo, quella, ho preso un cuore. Ok.
Come dicevo, appunto, l'unico problema che mi sento di riscontrare per ora è la grossa quantità, come potete sentire, della vibrazione. Probabilmente Mario Odyssey non è un tipo di gioco che richiede così tanta vibrazione e mi chiedo se sia aggiustabile la vibrazione. Ecco, ora che ho disattivato la vibrazione non sento più nessun problema. Proviamo. Ok, anche i sensori di movimento funzionano. Bellissimo, perfetto. Ecco, ora che la vibrazione l'abbiamo tolta, mi sembra tutto normale. Mi sembra tutto normale e senza nessun tipo di problemi. Proviamo anche su un altro gioco, uno molto più semplice. Ecco, i controlli funzionano senza nessun tipo di problema, come dicevo. Questo gioco, tra l'altro, è uno dei primi che ho acquistato sulla Switch ed è stupendo, è veramente un bel gioco. Mi sto divertendo un sacco con questo. E tra l'altro Mario Odyssey, non mi aspettavo che mi ci sarei proprio attaccato così tanto di forza e invece proprio è... wow, è proprio incredibile come gioco, veramente il degno successore di Mario 64 e simili. Ma vediamo altre feature del controller. Grazie al libretto per le istruzioni sappiamo anche come impostare la modalità turbo e anche i tasti sul retro. Seguendo le istruzioni dobbiamo premere un tasto e poi schiacciare la T. E ora, come potete vedere, la turbo mode è attiva. Tutti gli altri tasti funzionano, mentre la A viene spammata. Schiacciando nuovamente il tasto e di nuovo la T, viene impostata la auto mode. Come potete vedere, la A viene spammata in continuazione, quindi tengo premuto e la A continua invece. Schiacciando una terza volta lo stesso bottone e di nuovo la T, disattiviamo la turbo mode. La turbo mode a me non è mai servita in nessun controller, però è una feature interessante. Probabilmente è molto utile negli sparatutto. Per settare invece i tasti sul retro dobbiamo premere la M, schiacciare il tasto e aspettare la vibrazione. E come potete vedere, in questo momento schiaccio la B ed appare sullo schermo. Schiaccio la A e appare sullo schermo. Schiaccio il tasto sul retro e appare la B, perché abbiamo settato la B sul tasto dietro. Per cancellare poi l'impostazione teniamo premuto. Ecco fatto. Ed infine, ultima chicca di questi Joy-Con. Possiamo cambiare il colore ai due anelli sui joystick. Come fare? Sempre da istruzioni, basta schiacciare il tasto T e il tasto del joystick. E come potete vedere, è diventato arancione. Di nuovo, tasto T, diventato giallo o verde, non lo so, non sono sicuro. Verde, ecco, quello di prima era giallo. Blu, blu scuro, viola e arcobaleno. Per la seconda modalità, invece, dobbiamo tenere premuto la T e schiacciare due volte veloce. E come vedete, è partita la modalità respiro. E piano piano si spegne e piano piano torna un altro colore. Ecco qua, adesso è diventato arancione. Sempre tenendo premuto la T e schiacciando un'altra volta velocemente, possiamo fare il respiro con un solo colore. Ed infine, schiacciandolo nuovamente due volte veloce, possiamo spegnerlo. Ultima cosa che possiamo fare con la luce è tenere premuto T e il joystick e aumentare o diminuire la luminosità. Ecco fatto, ora sta aumentando. Questa è la massima luminosità che possiamo avere. Facciamola anche dall'altra parte. Facciamo viola. Ecco qua. Teniamo premuto entrambi. Massima luminosità. Come potete vedere, questi due Joy-Con sono due Joy-Con abbastanza personalizzabili. Ma cosa più importante, sono molto comodi da tenere. Le uniche pecche che mi sento di dire è che i trigger per il ZL e il ZR non sono molto lunghi, quindi devi proprio andarli a prendere. E seconda cosa, un po' probabilmente data dal fatto che io sto usando la OLED, ma forse in realtà è proprio il modello, è un po' la difficoltà nell'infilarlo e nel toglierlo. Come vedete fa abbastanza fatica sia a tirarsi fuori sia ad infilarsi dentro. Però magari in realtà è fatto così e serve proprio per non farlo sfilare. Non lo so. Fatto sta che così almeno possiedo 4 Joy-Con, di cui 2 molto grossi. In conclusione, questo prodotto mi sento di consigliarlo se ritenete che i Joy-Con originali siano un po' piccoli per le vostre mani o semplicemente vogliate avere un grip maggiore sulla vostra Nintendo Switch. Oltre al colore nero opaco trovate anche bianco OLED,
trasparente e colori pastello come quelli di Animal Crossing. Tra l'altro quelli bianchi sono gli ultimi usciti. Qui sotto in descrizione trovate il link dove acquistarli insieme al codice per avere uno sconto. Non c'è di che. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo a un prossimo episodio. Io continuo a giocare con la mia Nintendo Switch OLED e con i miei nuovi Joy-Con. Ciao a tutti!